Noi a questo punto i premi li abbiamo dati tutti. Sì, li abbiamo dati tutti, però scusami Chicca, io sai che ormai siamo amici, io arrivati a questo punto dei ringraziamenti, sono 3 anni che mi portate in giro, progetto Donne Futuro, profilo donna junior, donne del domani, donne del 2000, io non ce la faccio più, sono un uomo, stasera nel venire qua non sapevo se mettermi un tailleur o l'abito, a questo punto io scusa, però me ne vado, basta. È impazzito. Chicca. No, ma è, Chicca. Adesso sì. Chicca. Chicca. A Modena non ci sarebbero dubbi. L'unica chicca è lei. La voce più conosciuta, la regina incontrastata delle radio locali. Per chi si occupa di comunicazione è chiaro che si parla di una parte importante della storia di questo paese. Basterebbe questa testimonianza, ma Chicca è di più. Da oltre 20 anni si occupa del premio internazionale che ha ideato per riunire ogni anno le big della moda, culturali, spettacolo, sport, imprenditoria, politica, impegno sociale e festeggiare così il suo magazine Profilo Donna. Brava Cristina Biciocchi. No, credevo che Stefano fosse veramente impazzito. No, anche perché veramente non è la prima volta che per scherzo o no, c'è sempre qualcuno che proprio lamenta, dice basta tutte ste donne, bisogna anche parlare di uomini. Allora ho detto, Stefano stasera impazzito, grazie Alessandra. Ed è un riconoscimento anche per te, insomma. Che carina. C'è troppo un buona. Premio. Da chi lo facciamo dare? Da Stefano? Da chi lo facciamo dare? Avvocato. Facciamo la promozione. C'è il piatto, che carino, e grazie. E anche a chi arriva un piatto. Bene, avvocato Rossello, vuole raggiungerci sul palco? Sì, perché adesso c'è il gran finale. Perché c'è il gran finale. Grazie, bellissimo. Molto lo aspettavi? No, assolutamente.